Bentornati in una nuova lezione di basso. Oggi voglio parlarvi delle ghost notes. Trovate come sempre nel PDF allegato tutta la spiegazione. Comunque per ghost notes intendo appunto quelle note poco udibili ma essenziali per creare un groove efficace, soprattutto in alcuni generi dove sono più indicate, quali in primis il funk, tutto ciò che ruota intorno. Ovviamente è una tecnica che io personalmente ho iniziato a studiare quando ho cominciato a suonare i brani di Jaco, che è uno dei maestri di questa tecnica, ma sicuramente se ascoltate anche altri artisti, altri bassisti, anche prima di lui, troverete sicuramente molta roba interessante costruita appunto usando e inserendo nei vari groove, nelle linee, queste note fantasma. Allora, no, non mi dilungo troppo nella spiegazione, ma volevo proporvi degli esercizi che potete appunto trovare sempre nel PDF, partendo dal semplice e salendo gradualmente di difficoltà. Io per eseguire The Ghost di solito suono in questa parte del basso più vicino al ponte, ma è indifferente, la tecnica è la stessa dovunque si suoni, no? Le ghost. Il primo esercizio che voglio proporvi, poi arriveremo ovviamente come sempre a mettere in pratica quello che studiamo per creare qualcosa di nostro, quindi un groove, una linea. Ora vediamo. Per esercitarvi, il primo esercizio che vi propongo è questo, ovvero tutti i sedicesimi, partiamo molto lentamente e sul primo sedicesimo di ogni quarto una nota, quindi Fa e 3 ghost. Eccetera, e vado avanti. Quindi cosa ho fatto? Nota e 3 ghost sulla stessa corda. Sono salito di diciamo una quarta aumentata. Sono sceso nella corda di là, qui sul secondo tasto. Poi il terzo sul re e il quarto sul sol, poi il quinto sul sol, eccetera, eccetera. Questo è il primo esercizio da fare inizialmente molto molto lentamente, facendo molta attenzione appunto a differenziare la nota suonata con la nota ghost. Il secondo esercizio invece è quello di fare ad esempio 3 note e una ghost, sempre usando lo stesso schema, quindi può fare anche con 2 e 2. Oppure a terzine. Inventate come sempre, come vi dico sempre. E un altro esercizio molto, molto utile è quello di esercitarsi senza suonare, diciamo, note, ma solo ghost, quindi con le corde stoppate. Eccetera, eccetera, ve li scrivo tutti. Altra cosa fondamentale quando si studia le ghost è capire la differenza tra il suonare ad esempio una ghost sulla stessa corda, quindi prendiamo
prendiamo un Mi. Oppure posso anche suonare la corda sopra o sotto. Sentite che ogni, a seconda di dove mi sposto, sopra o sotto cambia, diciamo, il suono della ghost, come suona. Questo si sentirà molto meglio quando costruiremo il groove nella prossima lezione. Altri esercizi che potete fare, ad esempio, mettere una pausa all'inizio di ogni quarto, ad esempio un ta ta, quindi un nota nota, un sarebbe pausa, un nota nota ghost. Oppure variare, quindi farsi questi schemettini. Eccetera, eccetera, eccetera. Si potrebbe fare un miliardo e poi iniziare a fare qualche scala, qualche piccolo groove. Anche in questo senso. Un altro esempio che mi viene in mente è fare ghost nota, quindi il classico esercizio, però inserendo le ghost, quindi alternare a ghost alla nota. Anche qui si può fare. Due ghost, due note. Comunque, tanto come sempre, vi scrivo una serie di esercizi e nel prossimo video andremo a costruire un groove e sentiremo la differenza tra il suonarlo con o senza ghost. Se vi è piaciuto questa lezione, se l'avete trovata interessante, condividetela, mi fate un favore e ci vediamo al prossimo video.